Salve, sono il dottor Francesco Ciribè, della clinica veterinaria Città di Fermo e del centro di riproduzione canina Città di Fermo. Oggi sono qui per parlare con voi di un argomento di interesse tanto per i colleghi veterinari quanto per gli allevatori, ovvero il seme refrigerato canino, la possibilità di utilizzo dello stesso e le metodiche di preparazione. Andiamo a scoprire che cos'è il seme refrigerato. Il lavoro di preparazione del seme refrigerato con gli extender è un lavoro del medico veterinario e lo è perché insieme al seme refrigerato va inserito anche uno spermiogramma ed un certificato medico di buona salute dell'animale. Oggi abbiamo qui un campione di seme refrigerato costituito dalla seconda frazione spermatica di un cane e da extender che utilizziamo solitamente nella nostra clinica con un'aggiunta di tuorlo d'uovo. Questo seme, che deve partire per un viaggio e essere inviato dall'altra parte d'Europa, viene identificato attraverso una targhetta dove c'è scritto il nome del cane, il numero del microchip e l'iscrizione al registro del Kennel Club della città, del paese di appartenenza. Questo prodotto viene lavorato attraverso una prima mix con l'extender, una prima valutazione del seme, un mix con l'extender e un periodo di riposo di diverse ore all'interno di un frigo stabilizzato a una determinata temperatura specifica prima di essere preparato per l'invio. Una volta che il seme viene tolto dal frigorifero, la provetta ben identificata con numero di chip, nome del cane e magari anche iscrizione al libro delle origini, viene inserita all'interno di una provetta più grande atta ad evitarne l'apertura ed eventuali problematiche durante il viaggio. Questa provetta viene solitamente avvoltolata con della carta e depositata nell'apposito spazio all'interno del box. Uno spermiogramma fatto in occasione del prelievo, firmato dal medico veterinario, i documenti inerenti al cane da inviare, quindi eventuali pedigree e copia dello stesso e del certificato del veterinario che ne determini l'autenticità, vengono messi all'interno dello spazio del box, che viene chiuso con la porzione superiore ed è pronto per essere spedito. Una volta che il seme è giunto a destinazione, tramite un corriere dedicato che compirà il viaggio in 24, massimo 36 ore per tutta Europa e anche per la East Coast americana, il seme si presenta in questa maniera. Arriverà un box, noi lo apriremo, prenderemo coscienza del fatto che ci siano dei documenti all'interno che ne certifichino in maniera inequivocabile la veridicità, con microchip, numero di LOI, nome del cane, deposito DNA e tutto il resto, e la valutazione dello sperma di partenza, la valutazione qualitativa e quantitativa. Una volta che questo verrà preso coscienza che ci sia un collegamento, prenderemo il seme contenuto all'interno di questa provetta. Questo seme verrà riscaldato attraverso una metodica di bagnomaria con dei bagni dedicati e poi potrà essere ridotto in caso si effettui una TCI o adoperato in questa maniera tal quale in caso si adoperi una inseminazione endovaginale normale. Questa cosa permette quindi di risparmiare moltissimo tempo e soldi al proprietario della femmina e dello stallone. Thank you.
sicuramente l'utilizzo di seme refrigerato è stato oggetto di numerosissime miti, leggende, dicerie e favole metropolitane. In realtà, se fatto bene, il seme refrigerato ha lo stesso valore nel momento dell'arrivo del seme fresco, in termini di vitalità. In realtà, se c'è una buona organizzazione tra struttura spedente, corriere e struttura ricevente, il seme refrigerato significa evitare costi di spostamento, evitare stress per l'animale che deve spostarsi, quindi la fattrice, e permettere al proprio maschio di avere una gamma di possibili partner femmine in tutta Europa. Noi, presso il nostro centro di riproduzione, spediamo e riceviamo semi, abbiamo già detto, per tutta Europa in 24 ore attraverso un corriere dedicato, e anche per la East Coast americana abbiamo avuto numerosi successi, perché il tempo di sopravvivenza del seme all'interno di questo box è dato in maniera certificata per almeno 4-5 giorni, ma personalmente ho potuto provare anche semi che sono estremamente vitali dopo i 7-8 giorni. Quindi, organizzando bene tra la struttura ricevente, la struttura spedente, il proprietario del maschio, il proprietario della fattrice, il seme refrigerato rappresenta una validissima alternativa per tutti coloro che decidono di accoppiare la propria cagna con un cane lontano senza spendere un capitale in termini di viaggio, stress e difficoltà di vario tipo. Grazie ancora per l'attenzione che avete posto per questo nostro video. Ci rivedremo prossimamente con altri video educativi nell'ambito della sfera riproduttiva. Vi aspettiamo per qualunque dubbio qui al centro di riproduzione canina Città di Fermo e presso la clinica veterinaria Città di Fermo. Grazie ancora.